Era una fredda sera di dicembre. Nel condominio c'era molto fumo. Sembrava un semplice incendio. In realtà, il fuoco serviva a coprire una verità agghiacciante. 4 persone erano state assassinate. Da quel momento si cominciò a parlare della strage di Erba. Dicembre 2006, ospedale Sant'Anna, Como. Mario Frigerio si è finalmente svegliato. Lui è l'unico superstite della strage di Erba. La sua testimonianza è fondamentale per incastrare i colpevoli del massacro. L'uomo respira e parla a fatica. I ricordi di quella sera iniziano a prendere forma, prima vaghi, poi sempre più chiari, finché Frigerio non fa un nome. Quel nome che sarà destinato a decretare il destino del suo assalitore. 11 dicembre 2006, Erba, provincia di Como. Erano da poco passate le 20 e l'appartamento al primo piano di via Armando Diaz 25 andava a fuoco. I vicini chiamarono subito i vigili del fuoco, che videro accasciato sulle scale del condominio un uomo in fin di vita. Il suo nome era Mario Frigerio. Una volta entrati nella casa, trovarono il corpo di Raffaella Castagna, di 30 anni. Per lei non c'era nulla da fare, era morta. Notarono però che la donna era completamente cosparsa di sangue. Non era stato il fuoco ad ucciderla. Da quel momento, gli inquirenti capirono che si trattava di un caso di omicidio. Non sapevano però che, una volta arrivati sul posto, si sarebbero trovati di fronte ad una scena raccapricciante. La casa era piena di sangue, sui pavimenti e sui mobili. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Nel corridoio videro il corpo senza vita di Paola Galli, 57 anni, mamma di Raffaella. Sul divano del salotto trovarono il corpicino esanime di un bambino, Youssef Marzouk, di 2 anni, figlio di Raffaella. Proseguendo al piano di sopra, verso la mansarda, videro il corpo senza vita di Valeria Cherubini, di 55 anni. La donna era la moglie di Mario, l'uomo che, precedentemente, era stato estratto vivo dalle fiamme. Il bilancio era spaventoso. 4 morti e un ferito grave. Tutte le vittime erano state colpite alla testa da una spranga, accoltellate numerose volte e poi sgozzate, ad eccezione del piccolo Youssef, che era stato ucciso con un'unica coltellata alla gola. Mario Frigerio, invece, dopo essere stato portato d'urgenza in ospedale, riuscì a sopravvivere. Cominciarono subito le indagini. Chi poteva odiare queste persone così tanto da poter compiere questa strage? Gli inquirenti avevano una certezza. Il responsabile del massacro non poteva aver fatto tutto da solo. Sicuramente avrà avuto un complice. I primi sospetti caddero sul marito di Raffaella Castagna, Azouz Marzouk, un extracomunitario tunisino con pesanti precedenti penali per spaccio di droga. Il ragazzo però aveva un alibi di ferro. Il giorno del massacro, Azouz era in Tunisia per far visita ai suoi genitori. Tutte le accuse su di lui caddero all'istante. Azouz Marzouk non era l'assassino. Nel frattempo vennero ascoltate altre persone, tra cui i vicini di casa della famiglia Castagna, che abitavano al piano terra del condominio, Olindo Romano e Rosa Bazzi. Quando i carabinieri suonarono al campanello della loro abitazione, i coniugi Romano si giustificarono subito, dicendo di non sapere nulla della vicenda. La donna, come prova della loro innocenza, diede loro uno scontrino che attestava il fatto che quella sera la coppia aveva cenato a Como. Questo atteggiamento insospettì i carabinieri. Inoltre notarono che Rosa aveva un taglio a un dito nella mano, mentre Olindo un'ecchimosi sul braccio.
Cosa ancora più strana era che, in quel momento, la loro lavatrice era in funzione. Fatto assai inusuale, calcolando che erano le 2:30 di notte. Indagando a fondo sulla loro vita, si scoprì che i rapporti tra i coniugi Romano e la famiglia Castagna non erano dei migliori. Rosa non sopportava i continui rumori che provenivano dal piano di sopra. Raffaella e Azzuz non erano dei vicini molto tranquilli. La signora Bazzi venne persino querelata da Raffaella a causa di un forte diverbio avvenuto tra le due nell'abitazione della Castagna. Gli inquirenti, a quel punto, convinti di aver trovato il movente perfetto per i vari omicidi, decisero di perquisire la casa della coppia Romano, ma non trovarono nulla. Né una traccia di sangue, né alcuna prova che potesse collegarli agli omicidi. Inoltre, nell'appartamento della famiglia Castagna e in quello dei Frigerio, non venne trovata alcuna traccia di DNA di Olindo e Rosa. Le indagini arrivarono a un punto cieco. Gli inquirenti non sapevano più quali piste bagliare, finché non arrivò la svolta. L'unica possibilità che rimaneva agli investigatori di scoprire la verità su quanto accaduto quel lunedì sera. Era il 15 dicembre 2006, quando Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla strage, si svegliò dal coma. Respirava e parlava a fatica, nonostante ciò cominciò a raccontare tutto quello che era accaduto 4 giorni prima. Ad interrogarlo fu il maresciallo Luciano Gallorini, che dopo varie domande riuscì a farsi dire da Mario che chi lo aveva accoltellato era un uomo robusto, con i capelli abbassati. Inoltre disse di conoscerlo e fece un nome: Olindo. I sussurri di Frigerio non lasciavano scampo. Era Olindo, l'autore della strage. Rosa Bazzi cercherà in tutti i modi di difendere il suo compagno, ma non sa che gli inquirenti hanno trovato la prova calzante che incastrerebbe il marito. Una piccolissima traccia di sangue sulla sua macchina, dal lato del guidatore, riconducibile a Valeria Cherubini, una delle vittime della strage. Olindo Romano era in trappola. Secondo i medici legali, però, gli assassini erano due. Anche Frigerio affermerà che c'era un'altra persona insieme a Olindo. Secondo gli esperti, uno degli assassini era Mancino. Guarda caso, Rosa Bazzi era Mancina. Il 9 gennaio 2007, Olindo Romano e Rosa Bazzi verranno arrestati per la strage di Erba. I coniugi Romano respinsero ogni tipo di accusa. Loro non c'entravano nulla con il massacro. Rosa ammise di aver avuto dei problemi con Raffaella, ma non sarebbe mai arrivata al punto di uccidere un'intera famiglia. A sorpresa, però, alcuni giorni dopo, Olindo e Rosa decisero di confessare quanto accaduto quella sera. Loro erano gli unici responsabili del massacro. Il 29 gennaio 2008 venne aperto il processo per la strage di Erba. La difesa cercherà in tutti i modi di difendere la coppia di coniugi. Inoltre Olindo, davanti ai giudici, ritratterà la sua versione, affermando che lui è stato indotto dai carabinieri a confessare gli omicidi. Se fosse stato zitto, avrebbe certamente avuto l'ergastolo. Se invece si fosse pentito e avesse confessato di essere responsabile della strage, in 5 anni sarebbe stato fuori dal carcere. Quanto alla macchia di sangue trovata nella macchina di Olindo, la tesi della difesa era di una contaminazione innocente da parte dei carabinieri che erano stati sulla scena del crimine e che la sera stessa avevano perquisito la macchina dei coniugi Romano. Ma l'accusa smentì tutto. Inoltre, in tribunale, ci sarà anche Mario Frigerio, che riconoscerà Olindo Romano come responsabile del massacro. Il 3 maggio 2011, la Corte di Cassazione confermerà quanto dichiarato in primo e in secondo grado. Rosa Bazzi e Olindo Romano verranno condannati all'ergastolo. Per anni, la difesa ha fatto ricorso per la sentenza di colpevolezza dei coniugi, ma è sempre stata respinta. Attualmente, Rosa Bazzi sta scontando la sua pena nel carcere di Bollate, mentre Olindo Romano nel carcere di Opera. Ma le vittime della strage di Erba avranno trovato davvero giustizia?
Il 17 aprile 2023, il sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tartusser, ha presentato una nuova richiesta di revisione del processo, sostenendo che la deposizione del testimone Mario Frigerio non fosse attendibile, che le tracce di DNA potessero essere dovute a contaminazione avvenuta durante le indagini e che le confessioni dei coniugi Romano contenessero un numero troppo elevato di errori per essere credibili. È possibile che Olindo e Rosa siano vittime di un clamoroso errore giudiziario? Non è un caso il fatto che il più convinto sostenitore dell'innocenza dei coniugi sia proprio Azzuz Marzouk, che nel processo è parte lesa, avendo perso nella strage la moglie e il figlio di 2 anni. Sembrerebbe quindi che il caso della strage di Erba non si sia affatto concluso. Anzi, probabilmente ne sentiremo parlare ancora per molto tempo. Metti like, iscriviti e attiva la campanellina per non perdere i prossimi video.